Cerca di calmarti. Stai tremando, lo vedi? Volevo solamente avvisarti che loro sanno che mi hai visto. E mi hanno chiesto di te. Sì. Adesso chiedono di me. Adesso gli viene in mente di chiedere di me e sapere se sono viva o morta. Adesso gli viene in mente. Non ti arrabbiare con me. È incredibile, ma che vogliono? Niente, le cose di sempre. Ma non ti arrabbiare con me. Ti sto solo avvisando. Va bene, Fernando, perdonami. Io sono molto nervosa, scusami. Allora accetta il mio consiglio. Io credo che dovresti parlare con loro. Non aspettare che ti cerchino, perché ti distruggeranno. Verranno a prenderti con le cattive. Quelle siamesi. Lascia, Ciolo. Loro hanno ragione a prendermi in giro. Io sarò pure intelligente, però... Guarda, se faccio a braccio di ferro con Roberta, lei mi batte. Dai, non fare così. Tu sei un intellettuale. Anche questo non è male. Certo. Proprio come me. Guarda qua. Fai schifo. Adesso lo volete consolare, visto che è triste. Ma si può sapere che cosa dici, stupido? Non litigate. Ehi, su col morale. Sviluppare i muscoli è più facile che sviluppare la testa. Se vuoi ti posso allenare. Sul serio? Sì! No, no, non badarci, non ne vale la pena. Ma chi te l'ha detto, socio? Facciamo una scommessa. Me lo lasciate un po' e ve lo trasformo. E se volete, ce la vedremo a braccio di ferro. Martin vincerà la grande, vedrete. Ma cosa vorresti trasformare? Guarda, amico, che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Sì, è vero. Quanto puntiamo? No, non farlo, perché perderai persino le mutande, cioè, lo ti prego. E no? A me i soldi facili non piacciono, a me piacciono le cose serie. Lasciate Martin a me e ne riparleremo, eh? Poi vediamo chi lo batte. È una scommessa. Distribuite la farina a forma di corona. Forma di corona. Forma di corona. Con quattro punte, con tre punte! Non lo dice, santo cielo! Perché non le scrivono più semplici le ricette? Sì, che buono il Bloody Mary, eh? Sei più buona a tutte, Sanuccia. No, ma scusami, perché stai bevendo così presto? Sto brindando, ecco che faccio. Sto brindando per la storia del testamento che... è venuto fuori per miracolo, piccola. No, per miracolo no, non ti confondere. È venuto fuori per Lorenzo. Basta con quell'ipischifoso. Non fartelo ripetere, eh? Oh, non dovevi fare qualcosa per sorprendere Federico? Già, non vedi? Sto cercando di fare una torta per sorprenderlo, però non ci capisco niente, non ci riesco. E poi Antonio se n'è andato con Greta senza aiutarmi, eh? Oh, ma come sei complicata, piccola. Vai, compra una torta già pronta e basta. No, no, perché si vede subito se una torta è stata comprata. E io voglio sorprenderlo, voglio stupirlo. Mammina, sì? Perché non mi aiuti? A fare cosa? La torta? Sì, sì, please, per favore, sì, please, per favore, no. Per favore, dai, aiutami, sì, please, no, no! Stai tranquilla che non ci scontriamo con niente, stai tranquilla. Federico, se mi guardi, saltiamo qualche curva, è pericoloso. Non salteremo niente, stai tranquilla, Flor. Perché non ti godi un po' il regalo che mi hai fatto? E guarda giù, guarda, guarda che bello, come si vede tutto piccolo, guarda. Non posso, non posso! Guarda che spettacolo, si vede tutto piccolo, piccolo, formato pulce. Saranno 20 metri? No, sono di più. Stiamo a circa 1700 piedi sul livello del mare. Oh, mi sento male, mi è scesa la pressione. Quanti metri sono? Saranno 500 metri, più o meno. Che? Oh no, voglio un ascensore, un paracadute, non lo so, un canotto, qualcosa che mi faccia uscire. Santo cielo, mi manca l'aria, non riesco a respirare, non riesco a respirare. Aiuto! Tranquilla, Flor, cerca di rilassarti, fidati di me, non succederà niente. In ogni caso, io sono un pilota esperto e stai tranquilla, fidati. Sì, va bene, ti credo. E poi ho la mia noce, lei ci aiuterà e ci proteggerà in ogni momento. La mia noce, la mia noce.
ascoltami. La verità è che c'è poco tempo, quindi dobbiamo sbrigarci. Sì. A braccio di ferro, tu non devi avere forza. Niente forza. Devi usare la tecnica. Tecnica. O imbroglio, Come piace a me, ok? Tecnica o imbroglio, hai sì. Hai quattro. Quattro regole fondamentali per uscirne fuori bene. Sono facili, attento. Ok. Concentrati. Afferra. E uno. Sì. Uno, Uno. Ti fisso. Poi ti spezzo. Aspetta. Ti fisso. Ti spezzo ancora. Ti tengo qua. E ti spezzo. Ehi, Uapa, fate leggere il futuro, sento qualcosa di grazie. Forte. Ferma, non voglio. Andiamo, Uapa, non temere. Mi lasci. Fammi vedere. Mi lasci, non voglio. Senti. Detto. E il tuo corazon nasconde un segreto terribile. Ma mi lasci, ho detto, mi lasci. Ah, Federico, avevi ragione, volare è bellissimo. Tu sei bellissima, Flor. Sicura di non voler scappare con me? Basta, Federico, non insistere più. Lo sai che non possiamo stare insieme e anche se ci fa male all'anima, dobbiamo soffocare il nostro amore e andare avanti, non farmi più soffrire, basta! Certo, non te lo dirò più. Oh, ecco! Dimmi, Flor, non ti avevo mai parlato del mio posto segreto? No, dove sta? È un posto... incredibile, non te lo posso descrivere a parole, lo dovresti vedere, è meraviglioso. Ehi, signor Freezer, deve essere così bello che ti sei persino trasformato in un poeta. Non sarò proprio un poeta, però... la verità è che quel posto è come un paradiso sulla Terra. Il posto dove mi piace andare a rilassarmi tutto il pomeriggio sotto l'ombra di un albero, sognando. Sembra quasi... magico, mi fa sentire bene. Che ne dici? Beh, quanto è lontano? Ci si arriva? Sì, perché non dovremmo arrivarci? Cioè, se hai fatto fare il piano, noi dovremmo... No! Oh, santo cielo, che cosa è successo? Che cos'era? Niente, stai tranquilla. Ci deve essere poco combustibile, ma dovremmo arrivare all'eliporto. No, Federico, la noce, prendi la noce. Forse la mamma magari la trasforma in un paracadute. Stai tranquillo. Fai qualcosa! Tieniti forte! Flor! Perché mi hai chiamato, Melie? Che succede? Oh, Fernando, come stai? Tranquilla. Sono molto, molto nervosa, mi perseguitano. Chi ti insegue? No, sono idee tue, tranquilla, non succede niente. Non lo so, io stavo camminando per strada e poi è apparsa una zingara, voleva leggermi la mano e poi io ho avuto paura. Quando vorranno... Ehi, Amélie, guardami. Quando vorranno parlare con te, ti chiameranno per telefono o ti manderanno un messaggio. Siamo nel 21° secolo, capisci? Fernando, su quello che ami di più, dimmi quello che sai. Dimmelo, per favore. È probabile che ti abbiano trovato e che vogliano mettersi in contatto. Sento, tu hai un passato. E il passato non si può cancellare in un solo colpo. Ti perseguiterà per sempre. Ma che cosa vogliono? Che cosa possono volere? Soldi. Tu credi che le siamesi mi abbiano trovato e sappiano già tutto? Se ti hanno trovato, verranno per i tuoi soldi. Questo è sicuro. Ora non credo che sappiano quello. Non credo. Bene. Vai. Grazie, Fernando. Grazie mille, davvero. Shh, tranquilla. Grazie, Fernando. Ah, che bello, che natura selvaggia! Per favore, cerca di stare un po' più dritta. Che paura ho avuto prima, però. Che angoscia. Hai visto come si dimenava l'elicottero? Sembrava un cavallo pazzo. Ti giuro che mi è passata tutta la vita davanti. Ah, santo cielo, che cosa hai visto? Che cos'era? Niente, ho inciampato. Quando è successo? Ho rivisto tutti i momenti della mia vita davanti. Belli, brutti, tristi. Mia madre, i ragazzi. Tutto quello che ho vissuto insieme a te. Tante cose in così poco tempo. Sì, tante cose. Ma poi tu hai domato l'elicottero come se fossimo saliti su una bella scala mobile. Come hai fatto? Sì, è stato grazie alla tua noce magica. Ma certo, mia madre non potrebbe mai abbandonarmi. Hai idea di dove ci troviamo, Federico? Sì, no. Come? Sì o no? Sì che lo so, credo. Ma perché stai camminando all'indietro? Perché è meglio per le gambe nei tragitti lunghi. Lo sei, è proprio divertente quando vuoi. Uno pensa che sei noioso e invece...